Ed è con grandissimo orgoglio e onore che oggi vi presento Desperados 3. Desidero ringraziare THQ Nordic e la sua agenzia PR e i Mimimi Games per avermi consentito di portare questo gioco sul canale. È il più grande onore da quando ho aperto Indie Gameplay Ita. Ora stiamo vedendo tutti i personaggi che interpreteremo, che utilizzeremo nel corso dell'avventura. Inutile dirvi che gli sviluppatori sono gli stessi di Shadow Tactics, gioco stile appunto Desperados, Commandos, tutti quei giochi furtivi, stealth, dove dobbiamo uccidere, travestirci da nemici, insomma, e risolvere le varie missioni. Si era creato tantissimo hype, infatti hanno rilasciato tanti trailer, parte dei quali ne stiamo guardando ora, li vedremo tra poco, sui vari personaggi. Infatti oggi pomeriggio ci sarà il primo gameplay. Infatti mi è stata data una linea guida dal distributore su cosa farvi vedere. Infatti vedremo una missione del tutorial e una missione subito dopo il tutorial. Ora stiamo guardando le varie location. Il gioco, come poi vi dirò anche nel corso del video, si snoderà in diversi capitoli, ma in tre ambientazioni americane diverse. Mi sarà molto molto interessante da giocare, ambientato ovviamente, l'avete capito, nel Far West, e andremo ad utilizzare più personaggi insieme, con la possibilità, come si faceva già in Shadow Tactics, utilizzarli in contemporanea, usando quindi in pratica una serie di azioni che programmeremo a nostro vantaggio. È un gioco davvero difficile, è un gioco davvero interessante, graficamente, come potete vedere, è parecchio 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 figo, e avremo 5 personaggi giocabili, tra cui il principale, che è John Cooper. Lo vedremo poi per ultimo, e ora vi spiegherò in breve, prima poi di metterci in attesa per il video del pomeriggio, che cosa farà ognuno di essi. Allora, iniziamo col dottor McCoy, nome un po'. Lui è in grado di cecchinare, non vi dirò tutto, però insomma lui è in grado di cecchinare da lontano con una pistola e uccidere, ed è in grado anche di curare, ovviamente, perché lui è un dottore. Ora invece siamo su Hector Mendoza, lui è in grado, vabbè, di usare le maniere forti, quindi lanciare cadaveri, insomma, e fare cose varie, e piazzare soprattutto trappole. Quindi piazziamo trappole, attiriamo i nemici con una sorta di fischio e rumore, e li andiamo ad intrappolare. Questa invece è Kate O'Hara, che ha delle doti, diciamo, seduttive, in grado di ammaliare i nemici e fargli fare un po' quello che vuole, insomma, ed è anche in grado di ammaliarli, insomma. Ora siamo su Isabelle Moreau, che è in grado di linkare i nemici e quindi controllarli come fosse lei stessa a controllarli, e soprattutto, come vedete qui, di linkarli insieme e fargli fare praticamente la stessa azione, un po' di esoterismo, insomma. Questo invece è Cooper, è John Cooper, che è in grado di lanciare la moneta, insomma, fare imbizzarrire i cavalli, e è un cacciatore di taglie in pratica. Il gioco si prospetta molto molto interessante, vi do appuntamento per il pomeriggio, dove andremo a snocciolare tutte le peculiarità della prima missione, la seconda missione, della verità, del tutorial. Grazie ancora allo sviluppatore, grazie ancora a THQ Nordic, e a presto.